In effetti domani comincia, scusa che vado, ciao. Ah, c'è Luca che è in foglio. Dicevamo di foglio, sì, è stato ufficializzato foglio oggi. Ieri è stata ufficializzata, credo, la cessione di Augello, al quale facciamo un in bocca al lupo gigantesco, perché è un ragazzo che ci sta a cuore a tutti, si è comportato sempre bene. È un buonissimo giocatore, per cui speriamo che vada a far bene come merita. E oggi insomma abbiamo preso Foglio, che è un giocatore diciamo esperto, così almeno che possa tirare la volata a questo Sec, che è molto giovane ma che ha gamba per diventare un buon giocatore, che è un 98, quindi al posto di Augello c'è questo Foglio qua, che comunque è un giocatore navigato in questa categoria in Serie C. Marotta di fuori, perché non ce la fa, che c'ha preso la Milano, insomma, per cui va bene per noi, è una soluzione giusta per noi e anche per lui. E l'abbiamo trovata abbastanza in fretta proprio perché era nell'area del trasferimento di Augello, quindi volevamo avere un giocatore subito più pronto che non Sec, che è un ragazzo interessantissimo, ma insomma da inserire pian piano. Quindi giocherà già titolare con Albino F domenica? Non preferisce... credo, perché lui è in ritardo di condizione, non ha ancora fatto nessun allenamento, per cui comincia domani ad allenarsi, non so che condizioni è, non credo che possa già giocare domenica, insomma, non è così importante, insomma, ne giocherà qualcun altro. E invece Viotti anche oggi è rimasto fuori, cos'è scelta tecnica? No, ma Viotti non è neanche, lo vedremo poi se può, come sarà il discorso. Adesso come adesso abbiamo comunque Sanchez, che comunque è un portiere affidabile, lo mettiamo dentro, e quel ragazzino qua dell'Atalanta, che è anche molto interessante, questo tagliente qua. Io mi stupisce il fatto che dopo una settimana conosca tutti i nomi, i cognomi, i soprannomi dei giocatori, parli, venga fuori, a me piace anche molto, insomma, no? E quindi è un 99 come sala, ok? Quindi li stiamo valutando. Certo. Viotti, nel momento in cui la situazione è diversa, non c'è problema, lo conosciamo Viotti, quindi non lo so che cosa ne verrà fuori, ma Viotti lo conosciamo, appunto si è nato anche oggi. Certo. Adesso stanno giocando gli altri due, insomma, poi vedremo, servono queste amichevoli qua, serverà anche la Coppa Italia, noi vorremmo anche andare avanti, ma anche la Coppa Italia sono amichevoli ufficiali, questa Team Cup, certo. Sarebbe una bella cosa poter andare avanti, ma però insomma, vedremo, insomma, no? Quindi, per cui vediamo un po', adesso Augello non c'è più e quindi vedremo, mi spiace oggi anche l'espulsione di Sec, perché è molto sarebbe stato molto probabilmente un titolare domenica se non arrivasse la... Sì, quindi allora probabilmente giocherà e quindi imparerà ad andare avanti a imparare a capire i compagni, a capire, però sarà una squalifica di Coppa Italia o di campionato. Ah, ecco, vabbè, insomma, speriamo, perché vabbè, al di là di questo, un ragazzo che può essere interessante davvero, che può far bene, quindi visto la mancanza di Augello e il ritardo probabilmente di Foglio, può avere l'occasione di giocare già anche domenica, insomma, no? Ho capito. Quindi bene anche così, insomma, si possono vedere altri giovani, insomma, altra gente, insomma, che può, durante l'anno, secondo me, 98 e 99, è chiaro che devono fare esperienza, anche Sala 99, i ritmi e le cose sono diverse, insomma, ci vuole un po' di tempo, insomma, no? Poi è solo una settimana che si allenano e sono allenati anche stamattina, quindi non è facilissimo trovare chi è un pochino più preparato, sia agonisticamente che atleticamente, ma anche come qualità, quindi bisogna che imparino in fretta, insomma. No? Quindi darà continuità magari a Tagliente in porto oppure entrerà Ma Viotti, non lo so, non lo so ancora, adesso vediamo lì, guarda. Viotti è squalificato. È squalificato. Comunque non... Perché? Perché è